drinking a German beer with a Cuban cigar in the middle. Hey, l'ami, on cherche à s'informer par ici. Par ici. Je suis là, l'ami. Viens, tu sais. Tu dois lire ça. Moi-même, je n'y croyais pas. Elise, mentore Mirabeau. Elise. Elise. Ma che cosa... L'ho trovato così. Io non... Certo che no, ma devo avvertire il consiglio immediatamente. Sapranno che fare. No, loro non si fidano di me. Mi sospetteranno, poco ma sicuro. Hai ragione. Sì, hai ragione. Che cosa facciamo? Scopriamo cosa è successo. Che cos'è? È l'arma che ha ucciso tuo padre. La possiedono solo i Templari. Che ci fa qui? Completa il quadro. Un fazzoletto. Un fazzoletto da donna? Beh, possiamo sospettare di tutte le nobildonne di Parigi, allora. Forse un domestico lo riconoscerà. Veleno. Fammi vedere. Aconito. Difficile notarlo se non sai cosa cercare. Popolare tra i Templari, eh? Come tra chi vuole restare impunito. Però sì. Sembra che aspettasse una visita. Chi? Il maestro Chemarra. Moderato, muori! Amico mio, come va?
Ah, caro Dorian, che posso fare per te? Mirabeau è morto. Morto? Ucciso. Sapevo che questa tregua sarebbe finita male. Devo convocare il resto del consiglio per discuterne. Elise non c'entra niente. Lo giuro sulla mia vita. Ti prego, dammi un altro po' di tempo. Troverò il colpevole. Va bene. Ti concedo fino a domattina. Non oltre. Mirabeau è stato ucciso con l'aconito. Aconito? Non serve che ti dica che è il veleno prediletto dai Templari. Esatto. Dove si acquista aconito in così alte concentrazioni? I medici lo prescrivono in forma diluita. Io stesso ne assumo la tintura per il cuore. Ovviamente ci sono regole molto severe, ma conosco uno speciale nel Marais che non si lascia certo scoraggiare dai divieti. Grazie. Amico mio, tutto bene? Voglio i soldi adesso. Encore lui? Pas d'inquiétude, il est inoffensif. Pensavo ti servisse aiuto. So affrontarlo, un farmacista. Buonasera. Posso farvi qualche... Non di nuovo. Bella mossa. Fermo. Accidenti, torna qui! Rallenta! Fermo! Indietro, animale! Soltanto qualche domanda! Soltanto qualche domanda! Vieni qui! Ma cosa? Da dove vieni? Non toccarmi! Ah.
Quelle charrette? Personne ne va parler de charrette. Lâche-moi! Pietà, non ho detto niente. Ho fatto come volevate. Ma di che stai parlando? Tu eri con quell'altro, vero? L'incappucciato. Parlami di quell'altro. Chi è? Non lo so. Il volto era coperto. Ah, mi avrebbe ucciso se non gli avessi dato il veleno. Non ho fatto domande. Ne tengo una piccola quantità in magazzino. Se l'è portato via e mi ha detto dove lasciare la seconda dose. Seconda dose? Ecco! Non so altro, lo giuro! Allora vai. Sarà solo una bella storia del terrore per i tuoi nipotini. Ebbene? Avevi ragione. Ha dato il veleno all'uomo misterioso. E ha detto che portava un cappuccio, come il mio. Bene. La trama del libro si infittisce. Se c'è un traditore all'interno... Questo spiega il tentativo di incastrare me. Ecco, è qui che lo speziale ha portato la merce. Ti aspettiamo.